Dopo due vittorie consecutive, altro test fondamentale per continuare la marcia verso l'obiettivo per il Città di Teramo, che allo stadio Fonte dell'Olmo di Roseto degli Abruzzi fa visita alla rosetana di mister Sonnino Barnabei, vogliosa di riscattare il 4-0 di Pescara. Mister Pomante recupera in extremis Pepe Antonelli, che strappano la convocazione. Rientra dalla squalifica Nikita Kovalonox, ma sono costretti al forfè di Ezzo Serin, Andreozzi, Milozzi e Calderaro. 500 i biglietti dedicati ai tifosi teramani, che vanno ad occupare il settore distinti in opposizione alla nutrita presenza dei supporter biancazzurri nella tribuna centrale. Fischia Sebastiano Di Florio di Lanciano, coadiuvato da Annalisa Giampietro di Pescara e Rasul Mohamed Abdulzara dell'Aquila. Parte con il piede sull'acceleratore il Teramo, che al terzo minuto va vicino al vantaggio. Mischia in area, Farindolini si avventa sulla sfera, 40 si fa trovare pronto. Per un quarto d'ora non succede nulla, al 17esimo Tedone scappa sulla destra, penetra in area, serve il rimorchio Omonua che spreca un rigore in movimento. La dura legge del calcio colpisce la rosetana, gol divorato, gol subito. Nikita Kovalonox riceve dalla sinistra e da due passi trafigge 40. Timide proteste per la posizione di partenza dell'attaccante lettone da parte dei padroni di casa, ma è 0-1. Il numero 1 di casa al 23esimo respinge con i piedi un diagonale di Palumbo. La rosetana però reagisce, al 26esimo l'occasione per il pari è doppia. Sul primo corner Bozzi salva sulla girata di Zimei e su quello successivo Gambuzza non approfitta dell'errore di valutazione dell'estremo ospite. Al 38esimo Censori si libera alla perfezione all'interno dell'area di rigore. La potenza eccessiva e spara alto. Poco dopo Palumbo calcia dal limite, 40 blocca senza problemi. Dall'altra parte Belfiore dalla distanza libera la conclusione senza successo. Le immagini di Umberto Furria ci accompagnano al secondo tempo. All'ottavo guizzo di Nicolas Belfiore che salta Cozzi. Lorenzo Bozzi si supera e spedisce in corner. Al quarto d'ora azione personale di Farindolini, 40 si distende e nega la gioia al numero 11. Al 23esimo l'occasione per i biancazzurri è clamorosa. Bozzi ancora sugli scudi sul tentativo di Picci. In tapin Omonua se lo divora. Come nella prima frazione, dopo la rete divorata, la rosetana capitola. Ferraioli pesca il jolly dalla lunghissima distanza e beffa 40 per il gol che di fatto chiude la contesa e consegna i 3 punti e la terza vittoria consecutiva ai Diavoli. Da segnalare nel finale prima il tentativo in colpo di testa di Coletta sul cross di Di Giacinto e poi il penalty concesso a tempo scaduto ai ragazzi di mister Sonnino Barnabei per un atterramento e danni di Picci. Proprio il numero 9 si incarica della battuta e batte Bozzi, migliorando solo il passivo finale. Teramo batte Rosetana 2-1. Presidente, dopo il 4-0 con la Turris, come ha visto oggi la Rosetana? Un passo in avanti. Guardi, il passo in avanti è dettato dalla terna arbitrale. È la prima terna arbitrale che noi vediamo da quest'anno che ha arbitrato normalmente. Noi ci mancano punti per tutto quello che ci è successo con le terne arbitrali, quindi la mia squadra anche del 4-0, chi ha visto la partita può dire che dopo il 2-0, dopo che ci hanno cacciato un giocatore, dopo che hanno fatto quello che hanno fatto, quindi è una squadra che non posso che fare gli complimenti, nonostante il Teramo sia una corazzata, però io la partita l'avete vista tutti, quindi i commenti li lascio a voi. Sì, il rammarico c'è sicuramente. Il mio rammarico era quello di non aver potuto affrontare una squadra come il Teramo con un giocatore importante che ci è stato tolto domenica in difesa e soprattutto abbiamo bisogno di un attaccante da affiancare a Picci, quindi questo è il nostro rammarico, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati esemplari, hanno giocato benissimo, loro hanno fatto la loro partita, noi abbiamo avuto le nostre 3-4 occasioni, ma il calcio è questo, quindi voi lo sapete meglio di me, addetti ai lavori, il calcio chi non mette la palla dentro, la partita non la vince. Guardi, questo è un campionato molto difficile, se lo lasci dire dal presidente. Io vedo che questo sarà un campionato molto, molto livellato, che si deciderà sicuramente nel girone di ritorno. Io non penso che il duello sia solo di Turris Teramo, perché ci saranno anche altre squadre che potranno inserirsi e comunque ogni partita è una storia a sé e io, se devo dirvi la verità, tra il Turris e il Teramo scelgo il Teramo tutta la vita, però sono questioni di partite, di episodi, quindi questo è quello che io dico dalla mia esperienza. Sì, sono contento soprattutto per il risultato. Oggi sinceramente non è stata un'ottima prestazione fatta da noi, forse anche il terreno di gioco non ci ha agevolato, la bravura anche della squadra avversaria perché di fronte avevamo una squadra forte, però oggi non siamo stati soliti, però nonostante tutto i ragazzi ci hanno messo tanta voglia, tanto impegno, tanta cattiveria per portare a casa questi 3 punti che su un campo ostico così
Sono belli, soprattutto dopo una prestazione non buona, però ci sta un calo da parte nostra, una partita così, però l'importante oggi erano i tre punti. O giocare bene o giocare male, per noi adesso importanti sono i tre punti. Peccato per il gol nel finale, soprattutto peccato per le molte ripartenze che abbiamo sbagliato, perché potevamo chiudere la partita molto prima, soprattutto anche nel primo tempo, ma soprattutto nel secondo tempo. Lì dovevamo essere un po' più lucidi, però dai, importante era portare a casa i tre punti. È vero che era meglio finire la partita 2-0 perché lì c'è stata una leggerezza, però fortunatamente è avvenuta all'ultimo secondo, neanche all'ultimo minuto, e ci è andata bene. Allora, il cambio di Giacomo era dovuto ai crampi, il cambio di Palumbo è anche dovuto a un fastidio al piede, un fastidio che Cosmo se lo porta da tanto tempo, dico la sincerità, e oggi non ce l'ha fatta a resistere, per quello l'ho cambiato. Sapevo che andava a creare questa difficoltà, però è anche vero che fisicamente oggi non eravamo brillanti, perché la prima volta che giocavamo su un campo del genere, campo pesante, noi abituati sempre a allenarci sul sintetico. E sapevo che l'importante era sul 2-0 e tenere il risultato in porto, portare a casa il risultato, perché non dovevamo rischiare, perché loro erano molto bravi sugli esterni, soprattutto con il numero 7 Tedone, che ci ha messo in grosse difficoltà. Però sono stati cambi dovuti a problemi tra virgolette fisici, ma non gravi, perché di Giacomo erano crampi, ma l'avevo messo in conto, perché è un ragazzo che 4 mesi che non giocava e oggi è la prima partita titolare. E Palumbo è un problema che si porta dietro, non grave, però è normale, non ce la faceva a finire la partita. Sì, c'è stata l'occasione, siamo stati bravi a fare gol nella prima occasione che ci è capitata, però forse, come ho detto prima, non siamo stati bravi e molto lucidi nel chiudere la partita, perché abbiamo avuto tantissime ripartenze, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la scelta finale, e lì una squadra tecnica come noi, è vero che il campo non era in buone condizioni, però doveva fare meglio, doveva chiudere la partita prima. Ma sono contento per tutti, ma soprattutto Emanuele. Emanuele è un ragazzo che sta facendo grossa difficoltà, perché giustamente, voi lo sapete tutti, lui negli ultimi 5-6 anni faceva un altro sport e si sta impegnando alla grande, ci mette tanto cuore, poi lui è tifosissimo del Teramo, anzi a volte gli rimprovero troppo che sente troppo la partita, deve stare più tranquillo perché ha delle grosse qualità e pian piano stanno venendo fuori, ma a parte il gol di oggi, però Emanuele piano piano, partita dopo partita, anche se non sta giocando tantissimo, però sta trovando quelle misure che gli mancavano, perché un conto giocare a calcetto, a calcio a 5, è un conto giocare a calcio a 11. Emanuele poi è un ragazzo che ragazzo d'oro, parte tifoso del Teramo, però è un ragazzo d'oro che è uno di quelli, è uno di quei leader che porta avanti il gruppo. Sì, ma noi dobbiamo pensare al nostro cammino, oggi per noi è una partita difficile, la Turris sta facendo un grosso campionato, quindi bisogna fare solo i complimenti a loro, però noi dobbiamo pensare a noi e dobbiamo pensare a crescere partita dopo partita. Oggi non è stata un'ottima prestazione, però l'importante è che il risultato sia quello giusto. Ma è normale, è l'unico giocatore, è l'unico punto di riferimento che abbiamo lì davanti, è normale, quando c'è lui il nostro gioco cambia, il nostro attacco cambia, però anche lui deve capire che non c'è solo la fase possesso, ma anche la fase non possesso, perché si deve sacrificare di più in fase non possesso. È un grosso giocatore, dico, siamo stati fortunati a trovare un giocatore del genere che ci può dare una grossa mano, però può fare secondo me ancora molto meglio. Sì, ancora non realizzo la verità, però al di là di tutto stiamo lavorando benissimo e dobbiamo pensare allenamento per allenamento. Chi segna segna, però è stata una grandissima emozione. Crescendo, sì, come dici tu, fuori casa lavoriamo sempre meglio, no? Però stiamo lavorando bene, i frutti escono domenica per domenica. Come ripeto, stiamo uscendo sempre di più, che la qualità c'è, ed eccoci qua, piano piano stiamo uscendo. Io ho una grandissima voglia, come sapete venivo da un altro sport, però ce la sto mettendo tutta, perché per me è tutto, la città è casa, però pensiamo quotidianamente a crescere. Io a livello personale mi voglio levare quei sassolini che nel passato non mi sono riuscito a togliere. Sto lavorando quotidianamente anche a parte con lo staff per farmi trovare pronto ogni domenica sempre di più, però come ti ho anticipato, sì, piano piano sto uscendo anch'io. Noi la sentiamo più di tutti, in particolare noi teramani, e fare bene è molto di più rispetto, ecco, al classico gol di un'altra persona, che va benissimo, però per noi è molto importante. Oddio, sì, mi fa piacere che pensa questo, perché quando esco di casa e mi indosso la tuta per andare a fare allenamento, per me è un orgoglio, e ho sempre quell'ansia di venire a fare, no, allenamento, perché vi ripeto, sapete che per me Teramo è sempre stato un sogno, come ho detto precedentemente, e quindi anche un allenamento per me vale come se fosse la domenica. Loro li ringrazio qui, li ringrazio quando ci vediamo in giro, perché ci fanno fare la differenza, li ringrazio veramente tutti i giorni.
Sì, io in testa avevo tutt'altro, di solito sai, ho pensato tutt'altra cosa, invece lì per lì ho ragionato un attimino di più e sì, comunque la mia intenzione era di calciare in porta, è andata benissimo così. Ma sul piano della prestazione il primo tempo sì, tanto, poi siamo andati un po' sulle gambe, non eravamo un po' stanchi, ovviamente abbiamo sempre pochi giorni per poterci allenare, che molti ragazzi ogni tanto, visto la preparazione non fatta, durante la settimana facciamo dei lavori specifici, quindi la domenica soffriamo, il campo era pesante, noi siamo abituati in queste ultime partite a giocare sempre sul sintetico, facciamo meno fatica, su questo campo abbiamo fatto un pochino più fatica dal punto di vista fisico, poi dal punto di vista tecnico abbiamo fatto un grande primo tempo, il secondo tempo abbiamo gestito e poi c'è stato il grandissimo gol di Emanuele che poi ha chiuso la partita. Sì, ci sono tre partite in una settimana, ma ricordo tutti i giorni il presidente, però io penso che lo soffriranno un po' tutti, noi un pochino più degli altri, perché non avendo fatto preparazione dovremmo centellinare le forze, speriamo come oggi comunque di riportare sempre il risultato a casa. Ma Lorenzo è un portiere che io avevo scelto già dalle prime chiamate del Teramo, quindi era già un mio nome sul taccuino, quindi è un ragazzo che ha delle qualità, sta crescendo, sta lavorando bene, il preparatore dei portieri sta lavorando molto bene su di lui si sta impegnando al massimo e fortunatamente ci sta salvando nei momenti cruciali. Fa parte anche lui del gruppo squadra, quindi come lui è importante, sono importanti anche gli altri. Ma abbiamo fatto fatica anche perché Marco Antonelli non sta bene fisicamente, anche oggi ha giocato con infiltrazione, quindi anche Di Giacomo è arrivata settimana scorsa e in ritardo di condizione, però hanno dato il massimo, abbiamo anche altri quattro ragazzi fuori per infortunio, speriamo di recuperarli quanto prima. Ma quello sicuramente, ma non è adesso il momento di parlare di mercato, se ci sarà l'occasione per prendere qualcosa di importante sì, se no adesso chiunque prenderemo farà fatica anche per entrare nel gruppo, perché è un gruppo forte, è un gruppo omogeneo, sa quello che devono fare. Però sicuramente qualche cosa mancherà, soprattutto dal punto di vista numerico. Speriamo prima di recuperare i nostri e dopo vediamo prendere gli altri.